Al secondo congresso della funzione pubblica della UIL dell'Ario, che riguarda le province di Lecco e Como, anche la voce dei lavoratori del terzo settore. Le persone del terzo settore si occupano di assistenza sociosanitaria. La UIL FPL dell'Ario ha circa 750 iscritti. Infatti, il terzo settore è un settore, diciamo, in espansione, in crescita, ma con delle difficoltà oggettive dovute al fatto che ci sono molteplici contratti, ci sono delle fondazioni e ci sono meno favori, perché comunque con i continui anche cambi d'appalto, per quanto riguarda le cooperative sociali, si perde sempre un pezzo ed è anche molto difficile cercare di tutelare i lavoratori, perché non è facile fare applicare le leggi vigenti. E i problemi sono molteplici, perché ci sono appunto delle difficoltà dovute anche all'età delle persone, che è in aumento, anche per il discorso che si arriva alla pensione molto più in là con la riforma Fornero. E quindi questa è una problematica importante che la UIL vuole affrontare. Infatti noi vorremmo tutelare i lavoratori, soprattutto con i rinnovi contrattuali, portando a casa non solo la parte economica, perché oggi diciamo che, visto anche il momento storico, si è sempre rivolti al discorso economico, ma quello che interessa soprattutto è anche il riscontro normativo, giuridico, per riuscire comunque a dare le tutele ai lavoratori non solo a livello economico, ma anche a livello giuridico.